stava lavorando sulla scena di un attentato suicida a Kabul quando lui e il cameraman Ramiz Ahmadi sono stati uccisi da un'esplosione secondaria. Il reporter afghano Samin Faramarz è il 13° giornalista a finire ucciso in Afghanistan dall'inizio del 2018, l'anno più sanguinoso di sempre per gli operatori dell'informazione nel paese. Alcuni analisti stimano che di questo passo l'Afghanistan potrebbe superare la Siria quanto a pericolosità per i giornalisti. Quando lasciamo le nostre case non sappiamo se torneremo vivi o meno, spiega il reporter afghano Hamid Haidari. È una brutta situazione per i giornalisti afghani. Nessuno sa cosa potrebbe succedergli durante il giorno. Haidari ha lasciato la scena dell'ultimo attacco pochi minuti prima della seconda esplosione. Decine di giornalisti e operatori dell'informazione sono stati uccisi da quando le truppe NATO si sono ritirate nel 2014. Soltanto nell'aprile scorso 9 giornalisti sono morti in un doppio bombardamento a Kabul. Tra loro c'era il fotografo capo dell'Associated France Press, Shah Marai.